C'è voluta grande bravura da parte degli investigatori e delle forze dell'ordine italiane, un po' di fortuna che non guasta mai, e la collaborazione di paesi amici. Quello su cui stiamo lavorando sono le altre decine di terroristi che non stanno scontando la loro pena come dovuto in un carcere italiano. Su alcuni di questi abbiamo già elementi e riscontri positivi. Ovviamente non entro nel merito dei nomi e dei luoghi, però contiamo che la galera per Battisti non sia l'unica e l'ultima che riguarda un terrorista che deve scontare la sua pena in Italia. Per quanto riguarda i comuni, bene l'incontro. Se hanno capito quello che c'era scritto, meglio. Repetita iuvant. Ringrazio il Presidente del Consiglio per il tempo e la disponibilità dimostrata nei confronti di chi aveva bisogno di ulteriori approfondimenti che non si negano a nessuno. Per quanto riguarda l'incontro con Avramopoulos, sono assolutamente soddisfatto delle parole. Ho letto anche i suoi tweet dove si parla di pieno appoggio e pieno sostegno alle richieste italiane. Adesso aspettiamo i fatti. Io poco ministerialmente gli ho messo in mano un elenco di 670 persone potenzialmente ricollocabili dall'Italia già oggi pomeriggio, per dimostrare che la vicinanza a parole si dimostri una vicinanza nei fatti, e quindi il sostegno all'Italia può trasformarsi in queste centinaia di gesti di generosità fatte da altri. I numeri, come diceva il Presidente del Consiglio, ci danno assolutamente ragione. Il 2019, toccando ferro, è il primo e unico degli ultimi anni dove ad oggi ci sono state più espulsioni che arrivi. Ad oggi si registrano, rispetto allo stesso giorno dell'anno scorso, 53 sbarchi a fronte degli 840 dell'anno scorso, meno 93%, ma soprattutto a fronte di 53 arrivi si registrano 73 espulsioni. Quindi l'anno comincia bene. Abbiamo un pregresso abbastanza oneroso e impegnativo, però se, come sono sicuro, il governo manterrà, anzi non solo il governo italiano manterrà, ma estenderà ad altri governi europei la stessa ferma presa di posizione, salveremo tante vite e aiuteremo veramente lo sviluppo dei popoli africani. Ho letto oggi che le stesse autorità spagnole hanno fermato nel porto di Barcellona la nave della ONG Open Arms, e quindi evidentemente non avevamo torto se altri seguono la stessa via. Ripeto, se l'Unione Europea e gli altri paesi europei passeranno, come ci è stato detto oggi, dalle parole ai fatti, l'Europa si salva. Come diceva il Presidente del Consiglio, se le parole rimarranno solo parole, l'Europa non esiste. E una parola anche, qualche parola anche al Ministro Bonafede. Grazie. Io chiaramente affronterò soltanto la questione dell'arrivo di Battisti, per dire che oggi è stato un momento importante per tutto il popolo italiano, in particolare per le famiglie delle vittime di Battisti. Viene lanciato un messaggio, che è un messaggio di giustizia, che non si indebolisce con il passare del tempo, perché le famiglie delle vittime di Battisti e tutto il popolo avevano la ferma volontà di poter rivendicare il diritto a che chi ha sbagliato macchiandosi di reati così gravi, chi ha sbagliato deve pagare. Direi che è anche importante il fatto che alla fine sia caduto l'elemento della commutazione dell'ergastolo ai 30 anni, perché così sconterà la pena che è stata comminata dai tribunali italiani. Ci tengo a dire che è il risultato di un lavoro di squadra incredibile in cui tutte le istituzioni sono state compatte, dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia del mio Ministero, poi tutte le forze dell'ordine, con la grande collaborazione che c'è stata costante col Ministero dell'Interno, per arrivare a un risultato che oggi è un risultato importante, ribadisco, per tutti i cittadini italiani. Anch'io voglio sottolineare l'importante collaborazione che c'è stata a livello internazionale, perché sottolineo un momento di cambiamento
che è anche un cambiamento dell'immagine dell'Italia all'estero. Oggi l'Italia si fa rispettare nel mondo e continuerà a farsi rispettare, non solo, come ha detto il ministro Salvini, nella ricerca di tutti gli altri che ancora hanno un debito con la giustizia italiana e quel debito dovrà essere pagato, ma anche proprio in tutta la politica, visto che parliamo di questo, nella prevenzione del terrorismo, in cui l'Italia oggi esprime una voce sempre più autorevole a livello internazionale. C'è stata una grande collaborazione e voglio ringraziare anch'io le autorità brasiliane e boliviane che hanno lavorato insieme alle autorità italiane. Ci tengo a dire che la fuga di Battisti, come ho già sottolineato stamattina, è stata una fuga che ha mortificato il dolore del popolo italiano e delle famiglie delle vittime, e quella mortificazione, non dobbiamo dimenticarlo, è stata protetta e assecondata da alcuni governi, come per esempio il governo francese o per un periodo il governo brasiliano sotto Lula. Adesso, ecco, nel cambiamento c'è il cambiamento di un'atmosfera a livello internazionale, in cui ci tengo a sottolineare che sono i valori principali di ogni democrazia che vengono rispettati. E un'ultima informazione che per me è importante dare, proprio in questi minuti il Cesare Battisti viene consegnato al gruppo operativo mobile della Polizia Penitenziaria, che a differenza di quanto era stato previsto inizialmente non porterà Battisti a Rebibbia, ma lo porterà nel carcere di Oristano. Questo in Sardegna, questa è stata una valutazione che abbiamo fatto perché ci fosse la massima, perché le condizioni particolari di sicurezza che devono essere garantite, ecco, in questo modo riteniamo che vengano garantite nel migliore dei modi, anche perché il trasferimento al carcere di Rebibbia sarebbe stato comunque provvisorio per qualche giorno. Allora, siccome abbiamo pensato che si potesse raggiungere il risultato nel giro di poche ore, proprio in questo momento la Polizia Penitenziaria, in particolare il gruppo operativo mobile, stanno portando Battisti nel carcere di Oristano. Grazie. Partiamo con le domande. Siamo con Claudia Fusano. Attimo che arriva Fusano. Che arriva il microfono. Salve, buongiorno a tutti. Sono per Tiscali News. Io ne avrei due. Ditemi voi che cosa posso fare. Se devo sceglierne una è su migrazione e una su Battisti. Faccio metà e metà. Vabbè, metà e metà. Allora, Battisti, una domanda al Presidente Conte. Presidente, è da ieri che stiamo assistendo, ovviamente il fatto è importantissimo e questo è un dato certo, stiamo assistendo a una rincorsa di è arrivato, non è arrivato, dirette Facebook, messaggi Twitter da parte del Brasile, un po' eccessivo questo da parte dello Stato italiano, che, come dire, Brasile o Stato italiano? Governo brasiliano o governo italiano? No, un comportamento eccessivo da parte del governo italiano, tutta questa presenza che da ieri a cui stiamo assistendo. La seconda sugli immigrati, e volevo chiedere a Salvini, al vice ministro, al ministro dell'interno Salvini, io non ho capito se il saldo, allora, dovevano arrivare in Italia circa 15 dopo l'ultimo fatto, voi state chiedendo che ne vengano distribuite in Europa 141, lei ha messo una lista di 600 e passa, volevo capire, quelli sbarcati dalla Sea-Watch quando arriveranno in Italia? Grazie. Sulla prima domanda posso dire, non l'ho compresa. Cioè, attivismo del governo italiano nel senso per le informazioni che abbiamo dato innanzitutto ai familiari delle vittime e poi alla popolazione italiana? Ma questa è una sua valutazione, per carità. Immagino che nasconda una provocazione, una valutazione critica. Il fatto che il governo italiano informi sui vari passaggi, su questa procedura che c'è stata, eccetera, e abbia aggiornato la popolazione, se per lei è un disvalore, per noi è un valore. Prego. Sì, non parlo dei qua presenti, parlo di qualche ex primo ministro frustrato dal fatto di non essere più primo ministro,
che se ci sei sbagli perché non ci sei, se ci sei sbagli perché ci sei, fatevi una vita, fatevene una ragione, al governo ci siamo noi, contiamo di rimanerci a lungo. Dopo 37 anni l'arresto di un terrorista comunista, anche su questo si è aperto il dibattito, ma c'è bisogno di dire che era un terrorista comunista, diciamo che era un pacifista, terrorista era un terrorista, comunista era comunista, e quindi le parole hanno un peso. Per quanto riguarda l'arrivo dei 15 non ne ho idea, non ne ho idea, quello di cui ho idea è che ci sono 670 persone riconosciute come profughi, quindi in fuga davvero dalla guerra, dall'Eritrea, dalla Somalia, dalla Siria, dall'Afghanistan e dall'Etiopia, che noi abbiamo accolto, abbiamo accudito, che l'Europa, solidale a parole, potrebbe dimostrare nei fatti di accogliere con lo stesso calore che abbiamo fatto noi. Conto che una parte di questi 670 parta prima rispetto all'eventuale arrivo degli altri 15. Buongiorno Manolo Lanaro, Il Fatto Quotidiano. Ecco, proprio sull'ultima, ministro Salvini, cioè quello che voi avete detto al commissario europeo è tassativo, che la ridistribuzione dell'elenco che lei oggi ha fornito dei 670 sia, questo è l'arrivo, diciamo, dei 15 da Malta, è subordinato alla ridistribuzione di questi, cioè prima avviene la ridistribuzione dei 670 e poi arriva l'arrivo degli altri 15 che adesso sono a Malta, cioè se questo avete detto in sostanza al commissario europeo. E poi se posso un'altra domanda, volevo chiedere se la modifica dell'articolo 316 del codice penale, con una pena e una prescrizione inferiore a quella prevista per il peculato, ovviamente chiedo al presidente Conte o al ministro Bonafede, se questa sarà applicabile ai tanti processi in corso di spese pazze a carico dei consiglieri regionali di Lega e di altri partiti, per capirci se questa modifica inciderà tra gli altri sul processo al viceministro Rixi. Lo chiedo perché ad esempio il presidente dell'ANAC Cantone ha detto che questo rischio c'è. Grazie. Per quanto riguarda la prima domanda, figurarsi se noi, come siamo ospitali, io e Giuseppe, imponiamo tassativamente qualcosa a qualcuno. Noi suggeriamo caldamente, noi ci aspettiamo una conseguenzialità dalle parole ai fatti. E quindi, siccome ho visto che il commissario Avramopoulos ha twittato sul fatto che c'è piena sintonia e pieno sostegno alle richieste italiane, giungete voi alle conclusioni. Poi, per carità, se invece di 670 saranno 669, ce ne faremo una ragione. L'importante però, e io l'ho ribadito al commissario e penso l'abbia fatto anche Giuseppe, la ricollocazione è una toppa. Il problema si affronta bloccando qualsiasi tipo di partenza e di sbarco, riconoscendo alcuni paesi come paesi sicuri, penso alla Tunisia, che è il primo paese per sbarchi nel 2018 in Italia, dove non c'è guerra, dove non ci sono carestie o pestilenze. Quindi se l'Europa, perché l'Europa se lo fa, l'Europa è un conto, se lo fa l'Italia da sola è un altro conto, se ridiscute tutta la politica anche commerciale nei confronti dei paesi africani ed asiatici, perché io ricordo ad esempio che con Pakistan e Bangladesh non c'è nessun tipo di collaborazione purtroppo, mentre l'Europa dà delle agevolazioni commerciali sia al Pakistan che al Bangladesh, io ho chiesto al commissario europeo che prima di rinnovare queste agevolazioni commerciali si apra un dialogo di confronto sul tema dell'immigrazione. Detto questo, come il saldo attivo fra sbarchi e espulsioni è di 20, 53 sbarchi, 73 espulsioni, a me interessa che il saldo attivo fra eventuali futuribili arrivi da Malta o da altri paesi abbia un più con i ricollocamenti nei confronti di altri paesi. Poi noi abbiamo dato da persone precise l'elenco di tutti gli immediatamente ricollocabili. Sta alla coscienza del commissario e degli altri paesi farsi carico di quello che almeno a parole ci è stato garantito. E su questo aggiungo, guardate, che non c'è stata assolutamente diversità di posizioni, perché anch'io, che ho incontrato per primo il commissario Avramopoulos, ho sottoposto, anticipato una lista, poi ho detto ovviamente che al Viminale col vicepresidente Salvini sarebbe stata più dettagliata, ma il numero complessivo l'ho anticipato anch'io.
Cioè, vorrei chiarire, l'Italia è un paese serio, si assume gli impegni, li mantiene, ma non è che l'Italia è Alice nel paese delle meraviglie, eccetera. Cioè, pretende che vi sia una condizione di reciprocità, che anche gli altri mantengano gli impegni. Su questo non c'è assolutamente da discutere. Prego, forse sull'altra domanda c'era il ministro. Sì, grazie. Ora ringrazio anche per la domanda, così chiarisco che si tratta di un problema che non esiste. Cioè, noi stiamo parlando di un emendamento, il famoso emendamento di cui tutti parlano, è un emendamento che aggrava una fattispecie di reato. Cioè, c'è il reato del 316 ter, cioè l'indebita percezione di erogazione a danno dello Stato, che con quell'emendamento viene aggravato quando è commesso da un pubblico ufficiale. La norma non pone dubbi su questo, quindi abbiamo un emendamento che aggrava una pena. Sottolineo, vista la caciara di ieri, sottolineo che nessuna forza politica, accorgendosi di questo emendamento che doveva salvare non so chi, che non salva nessuno, nessuna forza politica ha presentato un emendamento in aula per cancellare quella parte di norma. Quindi quella parte di norma è stata approvata perché è una buona norma. Questo emendamento, ripeto, siccome si rappresenta un aggravante, non incide sul comportamento che configura il reato. Quell'aggravante incide sul reato aggravandolo. Quindi l'indebita percezione di erogazione a danno dello Stato individua un comportamento, il peculato cambia la condotta che viene punita per farla diventare peculato. Non c'è, poi, per carità, nella vita io non entro nell'interpretazione che daranno i magistrati, d'Italia, questo ciascuno interpreta la norma come richiede, però questa norma è oggettivamente una norma che non incide nel comportamento che viene punito, quindi rimangono due reati distinti. Aggiungo un'altra cosa importante: verrà un momento in Italia in cui la smetteremo di parlare della giustizia in termini personali, perché se c'è una cosa che non è smentibile è che questo governo è stato compatto nel portare avanti una legge anticorruzione, addirittura approvandola un mese prima del tempo, dimostrando di essere molto forte nel rappresentare le esigenze di legalità e di giustizia di questo paese e di non battere ciglio di fronte invece alla necessità di sanzionare i comportamenti non punibili. Per cui, alla domanda su salva chi, che ci tengo a dire non salva nessuno, io mi rifiuto di rispondere, perché mi rifiuto di accettare la logica ad personam, poiché per circa 30 anni la giustizia italiana è stata, come ho detto fin dall'inizio, ingabbiata nel pantano delle discussioni personali e non si pensava mai ai cittadini. A me interessa che un cittadino che entra in un tribunale trova un tribunale efficiente che gli dà giustizia in tempi brevi, in tempi ragionevoli, e il governo sta lavorando per questo fin da ora, perché come sapete abbiamo già messo mano alla riforma del processo penale. A me interessa che un cittadino, quando entra in conferenza stampa, creda che veramente la legge è uguale per tutti, e mi rifiuto di accettare qualsiasi... E ieri non ho risposto a nessuna polemica, proprio perché mi rifiuto di accettare qualsiasi provocazione che voglia riportare la giustizia ad un tempo in cui della giustizia si parlava soltanto a livello ad personam, anche perché in questo caso, questo lo sottolineo una volta per tutte, non ci sono i presupposti per nessun dubbio di alcun tipo. Buonasera, Elisa Saltarelli, Prima Pagina. La domanda è sull'immigrazione, quindi per il Premier Conte e il Ministro Salvini. Premier, lei ha detto che il problema dell'immigrazione va affrontato laddove i flussi migratori originano.
Quindi immagino che si riferisse agli accordi bilaterali e anche ad un piano di investimento che dovrebbe riguardare l'Italia e tutta l'Europa, così come sta già facendo la Cina. Sappiamo però, alla luce delle ultime vicende dei 49 sulle due, dei 49 migranti sulle due ONG, che con molta probabilità ci sarà di nuovo una situazione del genere. Forse ce ne sarà un'altra, forse ce ne saranno due, forse ce ne saranno tre. Quello che vorrei chiedervi, non avete pensato alla possibilità del blocco navale? Non lo avete preso in considerazione? Grazie. Se il tema è se durante l'incontro con Avramopoulos si è parlato di questo, del blocco navale, le dico subito no. Si è parlato però di tutti gli strumenti a nostra disposizione, sicuramente della protezione delle frontiere, che è un passaggio fondamentale per realizzare una politica in tema di immigrazioni che sia forte, solida, che eviti di incentivare i traffici illegali, questo senz'altro. Per quanto riguarda gli interventi nei paesi di origine, un tema che è stato trattato e su cui ci siamo soffermati e sul quale l'Italia da tempo in Europa, io personalmente nell'ambito dei consigli europei mi sto battendo già da qualche incontro che abbiamo avuto, è il fatto che il Trust Fund per l'Africa va rifinanziato in modo cospicuo. Non è pensabile di affrontare il problema dei flussi migratori, prevenire un adeguato piano di finanziamenti, di cooperazione, di incentivi, finanziarlo con 500 milioni da mettere sul piatto del continente africano è qualcosa di ridicolo se lei considera che 6 miliardi sono stati stanziati per la Turchia per reggere, diciamo, l'impatto delle rotte migratorie che pervenivano in Turchia. Quindi questo è un passaggio fondamentale. Io l'ho detto dal primo giorno e l'abbiamo detto e condiviso con il ministro Salvini e con gli altri ministri anche degli esteri, Toninelli per quanto riguarda la Guardia Costiera, della difesa. Il problema dell'immigrazione è un problema che o lo gestiamo cercando di perseguire un disegno politico articolato e agendo a vari livelli, oppure non riusciamo a ottenere un risultato. Sicuramente però, ripeto, per rispondere alla parte finale della sua domanda, la protezione delle frontiere è fondamentale, perché sennò significa incentivare il cosiddetto pull factor, incentivare a le persone, quindi i traffici, i trafficanti che speculano sulla pelle delle persone, a avviare queste, a continuare in questi traffici e quindi a, addirittura, come adesso succede, loro si ritraggono e avviano sui barconi le persone e non c'è neppure il trafficante di una volta che li conduceva e le guidava. No, ma al volo, noi è tutto quello che abbiamo ottenuto di positivo l'abbiamo ottenuto nel rispetto della legge. Quindi se negli ultimi due anni ne erano sbarcati 300.000, nel 2018 23.000, vuol dire che evidentemente un blocco, una regola, una chiusura, un limite l'abbiamo imposta nei fatti rispettando la norma, quindi non penso ci sia bisogno di altri strumenti. Porto carta bianca. Rispetto all'incontro con i sindaci che si è appena concluso, mi sembra sia per il Premier Conte che per il Ministro Salvini, mi sembra che lei, Ministro Salvini, non abbia voluto partecipare a questo incontro, anche se si trattava di un provvedimento che porta il suo nome. Volevo capire questo approccio diverso da parte del Presidente e del Ministro Salvini rispetto alle difficoltà che i sindaci manifestano sull'applicazione del decreto, banalizzandola, chi ha ragione tra voi due, tra accogliere i sindaci e prospettare anche delle soluzioni, e invece un suo atteggiamento che può essere definito di chiusura? No, a parte il fatto che a mezzogiorno ero a Ciampino ed ero ben contento di essere a Ciampino, perché se si va a gioco di squadra questo è. Poi parlando con il Presidente del Consiglio mi sembra di aver capito che non c'è alcuna rimostranza rispetto ai contenuti del decreto. Sono stati aiutati a capire alcuni passaggi, alcune richieste che hanno fatto sono già contenute nel decreto.
E quindi è meglio fare un incontro più che un incontro in meno, però la sostanza dei fatti è che il decreto era e rimane esattamente quello che è. Se poi 10 sindaci su 8.000 hanno bisogno di ulteriori chiarimenti, glieli ridaremo, però avrebbe difficoltà a comprendere il testo, ma noi siamo a disposizione di tutti. Voleva un'aggiunta? No, io ho già anticipato prima, nel senso che l'incontro si è svolto in un clima molto cordiale. Se l'ANCI, voglio dire, chiede un incontro, e il Presidente del Consiglio ben volentieri, il Vicepresidente Salvini era a Ciampino e sapete le ragioni per cui era a Ciampino, c'era il capo di gabinetto, c'erano gli uffici del Viminale, ma un lavoro di squadra, su questo guardi non c'è da tentare neppure di rimarcare nessun distinguo, nessuna diversità. Abbiamo poi scoperto, col supporto appunto dello staff del Viminale, che le presunte criticità che ci sono state rappresentate sono o state superate addirittura nel corso del colloquio, oppure comunque facilmente risolvibili, ma a livello o addirittura di informative che verranno diffuse, o quanto forse al più a livello di normativa secondaria, una semplice circolare, ma insomma non c'è nulla di realmente critico. E si tratta, lo capisco perfettamente, c'è stata una qualche preoccupazione da parte dei sindaci, che sono un po' le antenne sul territorio e che gestivano anche tradizionalmente, diciamo, erano parte significativa, no, del sistema di accoglienza. Direi che è un nuovo provvedimento, c'è un cambio di passo, c'è una risistemazione della materia, quindi qualche preoccupazione ci può stare, ma mi sembra che poi più si dialoghi e più si scopra che insomma non c'è motivo di avere queste preoccupazioni. Fermo restando, l'ho detto a loro e lo dico pubblicamente, che da giurista dico sempre, questo vale per qualsiasi nuova legge, c'è sempre una fase applicativa di sperimentazione, vedere come verrà applicata, sedimentata, e poi, ma non certo subito, poi se mai risulteranno all'esito di una sperimentata applicazione qualche criticità, poi avremo degli ulteriori strumenti per valutarle. Sono Teodoro Andreadis Singelakis dell'agenzia stampa greca e della TV greca Alfa. Volevo chiedere al Presidente Conte e al Ministro Salvini se col Commissario Avramopoulos c'è una maggiore affinità, diciamo così, una comunicazione più facile rispetto a altri membri della Commissione, senza scendere nei particolari. Avevo letto in passato che il Ministro Salvini doveva compiere anche un viaggio in Africa, se non sbaglio, col Commissario, e volevo sapere se la comunicazione, la collaborazione è più facile, diciamo, sia a livello professionale che umano. Diciamo. Io ho una battuta, poi lascio la parola al Ministro Salvini. Sì, forse non ho ravvisato, ecco, se era questa la domanda, una diversità di posizioni, una caratterizzazione, diciamo, diversa per quanto riguarda le posizioni tra il Commissario Avramopoulos e il Presidente Juncker o i restanti componenti della Commissione. Poi lei sa che Avramopoulos è quello competente in materia. Ma sicuramente il fatto che abbiamo un commissario greco, il confronto è stato con un commissario greco che ha vissuto anche lui, è stato anche ministro, sapete, nel suo paese, ha vissuto anche lui il problema dell'immigrazione, ha vissuto anche lui il fatto di essere, come dire, il suo paese è rimasto, diciamo, a fronteggiare un problema così rilevante, importante, in un contesto europeo, ma lasciato solo a se stesso nella gestione. Sicuramente, ecco, questo mi ha consentito personalmente di ravvisare qualche affinità sicuramente di rilievo. Posso dire che in un contesto burocratico in cui prima da europarlamentare, adesso da ministro, con alcuni commissari era difficile se non impossibile parlare, e alcuni incontri li sto ancora aspettando adesso dopo anni, col commissario Avramopoulos c'è un rapporto diretto, un canale diretto anche via SMS, che ahimè in occasione della mia trasferta ad Atene con la sconfitta del Milan si è rivelato vigliacco nei suoi confronti per il risultato calcistico, però scherzi a parte, è uno di quei commissari con cui se c'è un problema mandi un SMS e la risposta è quasi immediata. Altri sono scomparsi, sono in giro per Bruxelles e non è dato conoscerli.
Sì, Vincenzo Spagnolo del quotidiano Avvenire. La domanda è per il Presidente del Consiglio Conte e per il Ministro Salvini. Presidente, lei ha definito nei giorni scorsi il suo intervento di mediazione che ha sbloccato la vicenda Sea-Watch, CI, quella dei migranti, un intervento eccezionale che non altera, non cambia la linea del governo in materia di immigrazione. Io volevo capire però, dato che nelle stesse ore il Ministro diceva non cambio idea, poi avete avuto un chiarimento, se per i prossimi casi che dovessero capitare una nuova nave di ONG che salva migranti e che nel Mediterraneo avete individuato qualche protocollo oltre al chiarimento o qualche forma di automatismo che consenta a quelle persone di non rimanere in mare diversi giorni intanto che il governo trova una linea comune su quella cosa. E la seconda sollecitazione rapida è sul decreto sicurezza. Nell'incontro che oggi ha avuto con i sindaci, lei proprio da giurista, si è reso conto se i rilievi, anche qualcuno di natura costituzionale, di alcuni sindaci sul decreto sicurezza siano, diciamo, spariti alla luce di questi chiarimenti che avete dato, oppure se questi persistono? Grazie. Inizio da quest'ultimo punto. Non mi è stato rappresentato nessun dubbio di costituzionalità, nessuna criticità di ordine a questo di rango costituzionale. Correttamente i rappresentanti, la delegazione dell'ANCI ha preso atto e ha condiviso il fatto che questo governo ha impresso con questo provvedimento anche qui un cambio di rotta, un cambio di passo, è intervenuto a ridefinire meglio il sistema di protezione e a definire con una sensibilità diversa, ma confidiamo altrettanto efficace, il sistema di accoglienza. Quindi io le ho letto sui giornali, insomma, alcune iniziative che avanzano sospetti di costituzionalità, non se ne è assolutamente parlato al tavolo. Per quanto riguarda l'altro aspetto, e guardi, l'ho detto prima, cioè è chiaro che in un sistema del genere, se non riusciamo a integrare, realizzare e perseguire quella politica sull'immigrazione, il che significa regolare e gestire i flussi migratori in un contesto europeo, che eviti di considerare l'Italia il porto sicuro, eviti di lasciare l'Italia da sola, eviti che i barconi direttamente, gli scafisti quindi la facciano da padrone, o comunque le ONG raccolgano migranti e li trasportino in Italia, questo è un sistema inaccettabile. Da questo punto di vista, diciamo, la nostra politica non cambia, non abbiamo mai pensato, voglio dire, di continuare, io l'ho detto dai primi giorni, accoglienza indiscriminata, quel che è stato in passato, equivale a mancata integrazione, è una finta accoglienza, il Paese non se lo può permettere più. Quindi da questo punto di vista terremo assolutamente la posizione fino a quando, ripeto, e siamo 27 paesi europei. Voi immaginate i numeri di adesso di cui stiamo parlando, ripartiti su 27, significa pressoché non avvertire più praticamente nessuna ricaduta pratica. Però se il problema è l'Italia addirittura da sola o sono 3, 4, 5 paesi, questa non è Europa, è un meccanismo che non accettiamo e continueremo per la linea di massimo rigore. Volevo chiedere, in riferimento sempre all'incontro di stamattina con i sindaci, in particolare lei dice vi siete chiariti, ci sono stati dei chiarimenti, non servirà a granché altro, però sulla richiesta specifica fatta dal Presidente dell'ANCI della possibilità di far rientrare nello SPRAR i soggetti più vulnerabili, e quindi in questo caso ci vorrebbe una modifica, credo, al decreto, lei che cosa ha risposto e il Ministro Salvini che cosa pensa su questa richiesta esplicita dei sindaci? Sugli SPRAR, scusi la domanda perché mi sono distratto un attimo, la domanda è sugli SPRAR? Sì, chiedono che i soggetti più vulnerabili possano rientrare automaticamente. Anche a questo gli uffici del Viminale, scusa se ti tolgo la parola, ma diciamo che qui semplicemente le riferisco il fatto di cronaca, cioè quello che è successo nel corso della conversazione, senza nulla togliere all'iniziativa del vicepresidente, però le anticipo io che ho potuto riferire a quelli che hanno fatto e stanno facendo al Viminale, e cioè sono in corso già
due avvisi, quindi con bandi di gara, eccetera, per introdurre meccanismi di sostegno per le persone vulnerabili. Quindi da questo punto di vista gli uffici del Viminale, il vicepresidente qui Salvini con lo staff aveva già pensato a questo, perché ci si è resi conto da subito che all'interno del nuovo sistema di accoglienza comunque è bene sagomare qualche intervento per le persone vulnerabili, per disagio mentale o altro, e quindi sono stati stanziati dei fondi, adesso se vuole il tecnicismo ex fami, sono dei fondi europei che verranno destinati a questa finalità. Scusa, ho tolto la parola. Non avrei saputo dire meglio. Se non ci sono altre domande... No, prego. Alessandro Usai, Mediaset, Quarta Repubblica in questo caso. Volevo chiedere al Presidente del Consiglio, non sui migranti, che insomma già ci sono molte domande, però la stampa, anche qualche televisione, vi descrive sempre come litigiosi, divisi, poi invece comparite davanti alle telecamere e date tutt'altra impressione evidentemente. Però le chiedo, ci sono tanti provvedimenti del governo che dovranno essere fatti adesso, mi riferisco anche alla legittima difesa. Lei può escludere tassativamente, Presidente, che ci sarà un rimpasto di governo dopo... non soltanto dopo le europee, anche dopo le regionali, per magari bilanciare i rapporti di forza? In sostanza, oltre a porti chiusi, c'è anche un governo chiuso per eventuali nuovi ingressi, mi riferisco soprattutto a Fratelli d'Italia. Lei Grazie. Mi fa la domanda, glielo dico io, perché mi parla di rimpasto, perché nel corso della conferenza di fine anno, per essere gentile rispetto a una domanda che mi era stata posta, pur precisando è un'ipotesi di quarto, quinto grado, ho accarezzato il caso di scuola. Non c'è all'ordine nessun rimpasto, francamente qui c'è anche un leader di uno dei due partiti della maggioranza, insomma non abbiamo né valutato né concretamente preso in esame Matteo, e neppure teoricamente abbiamo neppure in prospettiva valutato nessun rimpasto, una prospettiva che escludiamo sicuramente. Allora, Presidente, lei ha chiarito molto bene, oltre che il rimpasto, anche sull'ANCI. Cioè non ci saranno interventi, però io torno ad un altro incontro, un altro tavolo con il terzo settore. Sull'IRES c'è un intervento? Che tipo di intervento c'è? Ci sarà? Sì, qui sull'IRES, come sapete, ho avuto anche qui un incontro con tutti gli esponenti del terzo settore, all'esito del quale abbiamo acquisito maggiori elementi anche in questo confronto dialettico. Era stato già anticipato, l'avevi mi pare anticipato tu, l'aveva anticipato il vicepresidente Luigi Di Maio, e l'ho riconosciuto io: quando si sbaglia bisogna ammettere l'errore, è un errore di cui mi assumo la responsabilità. Ho già precisato che nei giorni finali, quelli convulsi della manovra, c'era un Parlamento che attendeva e ovviamente eravamo anche noi in ambasce, perché certo non volevamo ovviamente sottrarre spazio alla dialettica parlamentare. Però purtroppo abbiamo dovuto chiudere, come ho detto io, in zona Cesarini questa manovra economica. Tra le misure aggiunte da ultimo, quindi senza quella adeguata meditazione, perché non c'è stato il tempo sufficiente, c'era stata questa IRES. Lo dico solo per chiarezza, non è che abbiamo tassato oltre misura il terzo settore, abbiamo parificato, diciamo, perché qualcuno ci ha detto addirittura, fatto credere che avevamo tassato rispetto agli altri misura maggiore. Abbiamo eliminato le agevolazioni che tradizionalmente erano riconosciute per il terzo settore. All'esito di questo incontro che c'è stato, effettivamente, io ho parlato di una ricalibratura della norma, ammettendo l'errore personale. Però abbiamo convenuto, ritorniamo al regime precedente, ma vi spiego anche perché. Perché noi stiamo istituendo l'albo nazionale degli enti del terzo settore. Quindi abbiamo convenuto che la prospettiva di politica da perseguire è quella di accelerare l'introduzione dell'albo nazionale, l'albo unico del terzo settore. Quando verrà introdotto l'albo unico e avvieremo da subito la cabina di regia che è prevista presso la Presidenza, in collegamento con questo albo unico, noi avremo una sorta di nuovo censimento per gli enti, per la variegata galassia degli enti del terzo settore. Loro si iscriveranno quindi nelle varie tipologie previste e in corrispondenza di quelle tipologie scatterà un regime articolato di tassazione. Allora,
Non ha senso avere questa, diciamo, misura che abbiamo introdotto, mantenerla in questo che è un regime transitorio. Conviene a ritornare al vecchio e anticipare invece l'introduzione del nuovo regime che attraverso pesi e contrappesi, incentivi e incentivi, apparirà nel complesso più equilibrato. La misura introdotta adesso effettivamente comportava una generalizzata penalizzazione inaccettabile. Bredice, Radio Popolare, se domani ci fosse di nuovo la stessa emergenza delle due navi al largo di Malta, lei farebbe la stessa cosa, Presidente del Consiglio? Cioè, eccezionale. Se domani, ecco, accoglierebbe ancora una volta le 15 le persone oppure no? Se il caso si verifica ogni giorno non è più eccezionale. Non ho mai pensato, io alle parole do importanza. Presidente, eccoci, Simone Canettieri, Messaggero. Una domanda sulla TAV. Qualora non si trovasse un'intesa alla luce del dossier costi-benefici, lei sarebbe favorevole a un referendum, come chiedono molte regioni del nord, per dirimere la situazione? Grazie. Bella domanda. Guardi, vi riassumo qui il passaggio, perché immagino che la TAV, insomma, è il tema che ci occuperà nei prossimi giorni e le prossime settimane. Fino adesso cosa è successo? È successo questo, che abbiamo una commissione tecnica instaurata presso il Ministero delle Infrastrutture che ha consegnato un elaborato ancora in bozze, attenzione, perché già ci viene contestato come mai non lo condividete, come mai avete garantito trasparenza, non date seguito a questo impegno. È un elaborato in bozze, pensate che all'attenzione adesso del gabinetto del Ministro non è stato ancora protocollato. Dateci il tempo di protocollarlo. Dateci il tempo per divisionarlo, condividerlo e comprendere, diciamo, quali sono gli esiti di questa valutazione tecnica. Di pari passo è partita anche, e si accompagna a questa, una valutazione legale. Vi ricordate la TAP? La TAP, la valutazione legale è stata assorbente, poi, perché è chiaro che se abbiamo constatato in quel caso che l'esposizione in termini di risarcimenti era insostenibile sul piano finanziario, e questo aspetto legale è diventato assorbente. Ora, quando avremo tutte queste risultanze, il governo, nella sua piena responsabilità e collegialità, che sentiremo ovviamente la proposta del ministro Toninelli, ma questa è una grande infrastruttura e dovremo metterci intorno a un tavolo e valutare tutti insieme i pro e i contro. C'è una sintesi finale. Sintesi finale significa valutare le implicazioni e i contenuti sociali, economici, politici oltre che giuridici, e la sintesi spetta a un governo responsabile. Lei mi fa la domanda, Presidente, cosa pensa del referendum di cui si sta parlando? Immagino che il dibattito lieviterà sul punto sempre più. La mia personale valutazione è che di referendum non ha senso parlarne ora. Qualsiasi referendum deve essere esprimersi non su reazioni emotive, schemi ideologici manichei, ma deve, come dire, muovere da un consenso informato. Quindi aspettiamo prima a condividere le risultanze di queste valutazioni, costi, benefici, tecniche, legali e via discorrendo. Poi chiaramente il governo non si sottrae alle responsabilità politiche di una valutazione di sintesi. Poi, se ci sarà un'istanza diffusa sul referendum, io personalmente non è che lo strumento referendario lo vedo negativamente, lo vedo positivamente, ma adesso è prematuro parlarne.